Amici, buongiorno. Oggi con voi seguo ed illustro l'ultima tappa del sentiero Trevi che i Sempreverdi hanno percorso mercoledì 14 dicembre, dal passo del cavallo di Lumezzane al passo Termine, completando così questo lungo trekking durato 6 giorni. Durante il quale hanno percorso 140 km, superando un dislivello di 9.700 metri, per 50 ore di cammino. Questi sono i monti di Lumezzane, eppure luoghi sui quali il 19 aprile 1945 avvenne l'ultimo combattimento della 122esima Brigata Garibaldi.
quando reparti nazifascisti presero d'assalto i pochi ripari partigiani. Lo scontro durò quasi fino alla sera. La brigata perse il ventenne vicecomandante Bruno Gheda, medaglia d'argento a valor militare, ed altri 17 componenti morti sul campo o fucilati in seguito. Questa è la mappa del sentiero 3D che si estende per 140 km sui crinali delle tre valli bresciane, Valsabbia, Valtrompia e Valcamonica. Grazie a voi per aver visionato questo filmato e al prossimo.